A tutti, amici sportivi amati del grande calcio dilettanti come ogni martedì live su Gazzetta gazzettadesiena.it il consueto appuntamento con da bordo campo per vedere quanto è successo nei campi di eccellenza D Partiamo subito con la categoria regina toscana dove il Siena eh, si è imbattuta eh, nel pareggio contro il Terreno traiana poi è tornata la vittoria la Sinalunghese, ha vinto il Mazzola, ha perso eh, malamente l'asta ha pareggiato invece la Colligiana ma non perdiamo tempo andiamo a vedere tutti i risultati che abbiamo avuto in questa sesta giornata del Girone B di Eccellenza Toscana dove il Foiano ha vinto in rimonta 5-2 sull'asta la Colligiana ha pareggiato 0-0 contro la Baldaccio Bruni Termina 0-0 anche il, lo scontro tra Firenze-Ovest e la Strigiana. Il Valentino Mazzola ha vinto 3-1 sul Pontassieve, vince 1-0 l'Audax su sulla Rondinella Marzocco, perde lo Scandicci in casa 1-0 contro la Castiglionese, vince eh, la Sinalunghese in casa 1-0 sulla Fortis Juventus e come abbiamo detto e come avrete rivisto anche negli highlights pubblicati ieri, pareggia 1-1 il Terra. Traiana in casa contro il Siena. Queste, eh, questi, tutti i risultati. Andiamo quindi a vedere tutte le immagini dai campi eh, delle formazioni senesi. Al mattinini di Terra Nuova Traiana va in scena la sesta giornata del girone B di eccellenza toscana il Terra Nuova affronta il Siena Football Club per quella che può essere considerata una vera e propria partita di cartello i bianconeri si rendono pericoloso al minuto 20 sul proseguo dell'offensiva la sfera poi arriva da Boccardi che da destra si accentra e calcia con il sinistro sfiorando il secondo palo al Terra Nuova bastano 4 minuti per rispondere alla Robur Marini dalla sinistra calcia dentro verso il secondo palo, dove Sacconi in spaccata per poco non arriva. Al minuto 37, lancio millimetrico di Biancon dalle retrovie. Galligani fa un velo, lasciando a Boccardia, tu per tu con Fedele Bravo in uscita. Poi tutto fermo perché F offside per il primo assistente di Kindamu. Sul finale di primo tempo, toniche si accendono tra le due panchine per dei contatti sospetti in area di rigore. Del Siena Magrini e Morbidelli vengono espulsi. Nella ripresa la partita diventa decisamente più divertente con più occasioni da entrambe le parti. La prima è a favore della Terranova, calcio d'angolo tirato dentro da Cioce Bega salta di testa tutto solo senza però inquadrare lo specchio. Ed ecco allora servito il vantaggio della Robur al minuto 54. Punizione calciata alla perfezione da Galligani. Bianconna svetta più in alto di tutti e gonfia la rete per l'1-0 dei Bianconeri. Il Terra Nova però è presente e risponde subito, tre minuti più tardi, da sinistra Marini punta Bianconne e mette la sfera sul secondo palo, Sacconi non tenuta a bada da Bertelli, a modo di siglare in spaccata la rete del pareggio, è 1-1 al Matteini di Terra Nova Traiana. Dieci minuti più tardi, ancora la Robur a rendersi pericolosa. Bertelli spennella al centro area, dove Granado colpisce di testa, ma sulla traiettoria interviene Fedele. Sulla respinta, poi Masini calcia a colpo sicuro e il suo tiro viene ribattuto in calcio d'angolo da Saitta Al minuto 82 ancora bianconeri pericolosi e sfortunati. Pagani dalla destra mette con il sinistro a centro area. Cavallari lasciato solo non riesce a battere a rete. Il suo tocco si spegne sul palo esterno. I bianconeri ci provano ancora. E questa volta lo fanno con il migliore in campo. Lollo dalla distanza, tiro fulminante. Attento, fedele a deviare in corner. Nei minuti finali, Robur, che rimane anche un uomo in meno, Agbe reagisce ad un fallo da dietro da parte di Fly per il direttore di gara che è lì a due passi. Non ci sono dubbi. Del rosso diretto. Era una Siena che si spartiscono al Matteini. La posta in palio. Con il Siena, che settimana prossima ospiterà l'Asta, e il Terranova, che sarà ospite della Fortis Juventus. Il campionato di eccellenza toscana, il Mazzola fa visita al Sieve, che solamente sei mesi fa regalò una cocente delusione ai ragazzi di Mr. Argilli vincendo per 4-0 sul campo dei Bianco Celeste ed estromettendoli dalla corsa per i playoff. La prima occasione è subito per gli ospiti con un cross basso di Cavallini che spiove poi sui piedi di Corsi. l'appoggio per Cruciani che calcia a botte sicure strepitosa con la punta delle dita alla parata di Morandi che alza in calcio d'angolo il Pontasieve è pericoloso direttamente da rimessa laterale e un pallone che spiove sul secondo passo è provvidenziale l'intervento di Bonechi con l'aiuto di Florindi, in presa alta ancora. Bianco Celeste che si fanno vedere in avanti. Un'azione insistita che parte dai piedi di Pierangeli che prova a rientrare sul mancino. Tiro rimpallato. Poi Baroni il suo destro rimpallato. Ci pensa poi Gianneschi con la conclusione di sinistra. La palla però è altissima e termina sopra la traversa. Ancora Mazzola. Bonechi viene anticipato all'ultimo. Poi un batte e ribatti. La palla che viene allontanata a fatica dalla difesa. Ma è il preludio al gol del vantaggio del Mazzola che arriva al minuto 30. 32 su un fallo laterale, uno scambio corto con Gianneschi che mette il pallone al centro, Cavallini una volta viene anticipata la seconda, noi con il mancino in diagonale in fila Morandi per il vantaggio anche meritato del Mazzolla Non era successo granché fino a quel momento, ma i ragazzi di Argilli stavano dominando letteralmente in campo. Cavallini che realizza il suo secondo gol in stagione. Dopo quello realizzato, all'asta in coppa. Con le immagini, siamo già al secondo tempo. Dopo tre minuti, ancora Cavallini a parecchio per Pierangeli. Il mancino termina al lato, prova a scuotersi, il punta Sieve, un traversone sul secondo. Secondo palo viene messo al centro per la deviazione aerea di Bianchi che non inquadra la porta e manda anche questa volta al lato. Azione per il Mazzola, un contropiede lanciato da Cruciani che serve Landozzi che entra in area di rigore. Appoggio poi per Cavallini, il tiro a botta sicura. Morandi ancora una volta è strepitoso e spedisce in corner. Sul susseguente corner Cavallini al volo, il suo tiro è intercettato da Bonechi. Il rimpallo che favorisce Baroni che con il mancino lo scaglia sotto la traversa e realizza il terzo gol consecutivo. e Il 2-0 per il Mazzola dopo la doppia di sette giorni fa all'asta, ancora Diego Baroni in fiera la porta avversaria al minuto 56, fallo brutto quanto inutile di Fantechi che era stato saltato da Cruciani, si becca munizione non sarà l'unica per il centrocampista del Pontassieve, Pontassieve che rischia di riaprire il match su questa svirgolata di Fabrini che favorisce Bianchi da posizione defilata, cerca comunque la porta Florindi, non si lascia sorprendere da questa conclusione dell'ex Lastrigiana, è clamorosa poi l'occasione Capitata sui piedi di Landozzi un minuto dopo che scippa la palla a un difensore. Entra in aria, calcia con il mancino e il palo, però incredibilmente a dire di no. Poi in qualche modo la palla viene allontanata in calcio d'angolo dalla difesa del pontassieve. Come detto, su una ripartenza del Mazzola ancora Fantechi. Stende De Luca lanciato in porta. Inizialmente il direttore di gara lascia proseguire per un vantaggio che non si concretizza. E allora, terminata l'azione, secondo giallo sventolato al numero 8. Dei Fiorentini e doccia anticipata, dunque Mazzola in superiorità numerica per tutto il resto della partita. Rischia qui la difesa di creare un pastrocchio clamoroso. Cruciani non ne approfitta con la porta vuota, manda al lato. Il suo tiro e il pontassieve dal nulla riesce a riaprire la contesa. In comprensione tra Fabrini e Florindi, si inserisce pareggi che realizza il gol del 2 a 1. È il primo vero rischio del Mazzola, subisce gol. Poi la punizione di Giannelli calciata sotto la traversa non può impensierire l'estremo difensore bianco-celeste. Poi all'83esimo minuto Tozzi crossa, è clamoroso il tocco di mano di un difensore in maglia blu. Per il direttore di gara non c'è Luna, non è fortunato con i rigori. Il Mazzola in terra, pontassieve. Sievese ma è incredibile l'errore di Morandi al minuto 95 che favorisce l'inserimento di Nassi che lo scippa lo saluta, ringrazia e deposita in rete il pallone del 3 a 1, primo gol in campionato per il difensore del Mazzola dopo i due della scorsa stagione, gol che regala definitivamente i tre punti al Mazzola perché sul successivo calcio di rinvio da centrocampo non c'è più tempo, è triplice fisco e Mazzola vince la seconda gara consecutiva e vola in classifica al secondo posto a quota 12 La sesta giornata di campionato vede la... Basta affrontare la nuova Foiano in casa. le squadre si dispongono a specchio con il 4-3-3. Al settimo minuto, Doca Bjorn trova un gran corridoio per Pugliese, il classe 2005 prova la conclusione incrociata, ma Lombardini blocca. Al ventiduesimo, dal corner arriva il gol del vantaggio. Sul primo colpo di testa di Mazza Lombardini compie un miracolo, ma poi arriva Direnzone a mettere in porta la rete del vantaggio. In avanti la nuova Foiano, Betti arriva sul lancio e con il destro di prima la mette in mezzo. Anselmi era fuori dai pali ma riesce lo stesso ad intervenire sul colpo di testa di Adamo. Nannoni scappa alle spalle della difesa arancio-blu, la mette in mezzo, Rasoterra e Betti arriva sul secondo palo a depositare in porta il gol del pari. Al quarto minuto della ripresa ingenuità di Ceccatelli e Cacioppini va giù in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto. Adami dagli 11 metri calcia sulla destra di Anselmi e realizza il gol del vantaggio. Neanche un minuto dopo Bjorn Doca la riprende con un'azione prodigiosa sulla sinistra, supera l'avversario e con il piatto trova l'angolino. L'asta riparte in contropiede con Bjorn che porta palla fino al limite dell'area di rigore e poi la passa a suo fratello Brent che di prima intenzione la manda fuori vicino al palo. Al 17 una palla vagante resta al limite dell'area dell'asta, Adami ci si avventa e scarica il mancino in porta del 2-3. Ancora Fogliano in gol, l'azione si sviluppa sulla fascia destra, la palla arriva al centro raso rasoterra, sempre Adami arriva e con il tacco supera Anselmi. Adami festeggia il suo poker personale con un'azione corale del Fogliano che porta il numero 9 tutto solo davanti alla porta a segnare il gol del 2-5. E finisce qui, la nuova Fogliano batte l'asta per 5-2, il prossimo impegno della squadra di Guidi sarà il derby con... Questa dunque come si muove la classifica del Girone B di Eccellenza Toscana. A 13 punti in prima posizione la Castiglionese, a 12 punti Foiano, Scandicci e Valentino Mazzola, a 11 punti Siena e Terra Nuova Traiana, a 10 punti la Baldaccio Bruni, a 9 punti l'Audax Rufina, a 7 punti Asta e Signa, a 6 punti la Sinalunghese, a 5 punti la Coligiana e la Lastrigiana, a 4 punti la Forti, Juventus e la Rondinella Marzocca, a 3 punti il Firenze Ovest con in ultima posizione a due punti il Pontassieve vediamo quello che sarà il prossimo turno nel giorno B appunto di Eccellenza Toscana quando eh, per la settima giornata scenderanno in campo Audax Rufina contro Colligiana Baldaccio Bruni contro Signa, Castiglionese contro Rondinella Marzocco, Foiano, Pontassieve Fortis Juventus contro Terra Nova Traiana, L'Astrigiana Strigiana contro Sinalunghese, Siena contro Asta e Valentino Mazzola contro Scandicci. Abbiamo visto tutte le immagini dai campi di Eccellenza, dove insomma ci sono stati veramente tanti gol. È il momento di iniziare a parlare del girone di Serie D e torna a trovarci dopo tre stagioni. Vestiva la mia maglia bianconera del Siena, adesso veste un'altra maglia bianconera, quella della Pianese Guglielmo Mignani. Ciao Guglielmo, bentornato. Ciao, Francesco, buonasera a tutti. Buonasera. Bentornato a da Bordo Campo. Grazie di essere nuovamente con noi. È passato qualche anno. Sì, è passato qualche anno. Però, sì, dai, quando, quando mi inviti a poter parlare è sempre un piacere. Quindi sono contento di essere tornato qui. Non, non ci eravamo messi d'accordo su, su questo intro e quindi <ride> mi fa piacere che sia venuto di spontanea volontà. Senti Guglielmo, eh, ovviamente poi eh, parleremo della tua doppietta nella partita di domenica. Eh, come stai e cosa ti ha portato a Piancastagnaio? A vestire colori bianco-neri che a te sono fedeli, ma in questo caso quelli di, della Pianese. Guarda, io sto molto bene, sono molto contento del mio inizio di campionato, sono veramente felice. Ma eh, Piancastagnolo mi ha portato un'idea che eh, lo sappiamo che la pianese ogni anno riesce a fare la sua modestissima figura, sempre a stare lì nei piani alti della classifica e provare sempre a dare fastidio alle prime della classe e sapevo l'ambizione che c'era da parte della società, del direttore, del mister e quindi per me dopo la buona annata che ho fatto al Vieto l'anno scorso era la cosa giusta per me, pensavo fosse la cosa giusta per me e per ora dai non ci possiamo lamentare. Assolutamente, tra l'altro sei partito forse eh, la tua migliore partenza di questi anni tra i grandi insomma della Serie D, primo anno a Siena ovviamente eri Possiamo dire un ragazzino calcisticamente, era davvero la tua prima esperienza con una maglia subito bella e importante come quella del Siena. Poi ha avuto le tue esperienze in giro e forse questo potrebbe essere per te l'anno di maturazione. Eh, sicuramente questo per me è un anno, un anno fondamentale. Anno importante che può decidere che può sì, decidere il futuro della mia carriera. Devo continuare come sto facendo, devo continuare a lavorare, a impegnarmi, a dare sempre il massimo. E questo è veramente un anno fondamentale per la mia crescita. Allora iniziamo a parlare di questa stagione della pianese. Partiamo ovviamente con quelli che sono stati i risultati dell'ultima domenica del girone di Serie D eh, dove si è giocata la eh, sesta giornata, eh, si è avuto il pareggio nell'anticipo del sabato tra Poggi Ponsi e Real Forte Querceta, termina 1-1 tra Cenaia e Orvietana eh, pareggia il Figlino in casa contro il Montevarchi, pareggia anche il Folloni-Cagavorrano 1-1 contro il Grosseto eh, termina eh, 0-2 il match tra Ponsacco e eh, Ghibiborgo la San Giovannese perde in casa 1-0 contro il San Donato vince il eh, Serravezza 2-1 contro il San Sepolcro vince anche la Pianese ovviamente e ne parleremo con Guglielmo rivedendo tutte le immagini eh, 3-0 contro il Trestina cade il Livorno in casa forse un po' a sorpresa uh, 4-2 contro il Tao. Guglielmo. Allora, poi parleremo ovviamente della vostra partita, prima rivedremo le immagini di queste partite qua. C'è qualcuna che ti ha sorpreso, che insomma, non ti saresti mai aspettato? C'è qualche squadra che ti sta sorprendendo in questo campionato? Guarda, può forse sorprendere la vittoria del Tau, ma a me non mi sorprende perché so che la buona squadra che è il Tau, una squadra molto organizzata, molto forte, e sta facendo molto, molto bene sia il Tau che il Serravezza. Possono sembrare due sorprese, ma due sorprese non sono, perché già due campionati che, stanno, che hanno fatto molto, molto bene e secondo me sono due squadre veramente, veramente fastidiose. Ti sorprende invece la vostra vittoria in casa del Trestina che insomma, lo sai perché lo hai affrontato diverse volte in questi anni il Trestina no? no storicamente ha sempre costruito le, le stagioni su, sul proprio fortino casalingo no? Sì sì guarda eh, io avevo fatto tre partite a Trestina e ci ho perso tutte e tre volte quindi sono riuscito diciamo a sfatare questo che per me era un tabù che non riuscivo mai a vincere a Trestina fuori casa però siamo, abbiamo dimostrato pure ieri di essere una squadra forte perché non era facile contro una squadra il Tresting, ripeto, una squadra molto molto organizzata e molto molto forte. Siamo riusciti a vincere, convincendo con un buon risultato. Dobbiamo continuare così. Noi dobbiamo veramente affrontare partita dopo partita sempre al massimo come stiamo facendo, senza mollare un centimetro. Allora andiamo a rivedere subito quanto è successo nella vostra vittoria, dove appunto. Guglielmo Mignani ha segnato una bellissima eh, doppietta. Amici di Telidea, buona serata a tutti e benvenuti allo stadio Corrado Bernicchi di Città di Castello per assistere al campionato di Serie T Girone E, quinta giornata di campionato. Le formazioni che sono appena scese in campo, sono schierate al centrocampo, sono quelle della Sporting Club Trestina che eh, gioca oggi a Città di Castello e quelle della Pianese. Ultimi controlli del signor Ubaldi e tutti dentro l'area piccola. Mette la palla bellissima nel mezzo, grande uscita di pugno di Di Fazio questa volta. E viene in avanti la formazione del Trestina, lancio per il numero 9 Tascini. Tutti in aria, colpo di testa e occasione. Piccola occasione. Cerca un compagno, lo trova sulla fascia. bello l'occasione ora del Trestina, che viene dentro l'area con Tascini. Bellissima occasione questa e gran parata di Difazio il pareggio. Siamo fermi, ancora eccolo. Finisce così il primo tempo. Ritrovati per assistere al secondo tempo dell'incontro di calcio di Serie di Girone fra la Pianese e il Sporting Club Trestina. Scini messo giù ma non fissi ancora l'arbitro. Ancora in avanti, bella palla questa volta per belli sulla fascia, entra in aria. Attaccato da Polidori, la mette nel mezzo, una palla molto interessante e Bella Pinto riesce a strappare la palla da piedi. In Ancora possesso di palla, siamo al limite dell'aria, botta, grande botta del numero 10 di Nolfo, punizione, se ne va avanti con Cucu. Cocò. Bella palla dentro l'area per il numero 10, le donne. Grande, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Forse fuori gioco, no, 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 no. Mignani. Allora, al numero 11, Mignani, che è entrato dentro l'area, ha fatto partire il suo sinistro a incrociare dall'altra parte esattamente al settimo minuto del secondo tempo. Svetta su tutti, bellissimo! Che lavoro che ha fatto! Mamma mia, senza pensarci due volte! A di sinistro al volo secco all'incrocio dei pali. Sei. Sei viene in avanti, Bocca d'Amo, messo giù senza tanti complimenti e ammonito Sensi. Sensi ha ammonito per la seconda volta, mi sa. Prova il tiro in porta diretto. Ed eccoci. Bella la parata del portiere Fiorenza, la rimette nel mezzo. Prova. Mamma mia! Che occasione sprecata questa al 34esimo. Si è ancora l'arbitro. Simeoni lancia ancora Mignani, l'unica! Oh, che lavoro, signori! Che ha fatto anche questo Mignani, ecco la differenza. La differenza di una formazione di calcio, cioè Mignani ancora in avanti il Trestina, con il numero 18 Bucci la mette nel mezzo. Oh! Ha riconquistato il pallone, mettendo a terra anche un suo compagno. Pianese che il primo tempo ha sofferto moltissimo il raddoppio di marcatura della Trestina. Un Trestina che non aveva demeritato nel primo tempo. Guglielmo, eh, partiamo dalla doppietta. Abbiamo visto le immagini. Un Trestina che comunque eh, ha avuto anche le sue occasioni, no? per, eh, perché il primo tempo è stato molto equilibrato. Sì, sì. È... Un primo tempo equilibratissimo, dove ci sono state veramente pochissime occasioni sia da una parte che dall'altra. Mentre il secondo tempo siamo stati molto bravi a trovare subito a uno dei primi episodi il vantaggio. Siamo stati molto bravi a difenderci bene e ripartire con, con le nostre idee, a giocare il nostro calcio. Abbiamo trovato il 2-0 con un euro goal di proietto e siamo riusciti in contropiede a chiuderla col 3-0, anche, anche se loro erano rimasti con un uomo in meno. È detto un euro goal di proietto, effettivamente il tiro al volo. È, insomma, sono quei gol. Che fa piacere anche a chi è lo stadio, un po' meno ai tifosi del Trestino, ovviamente, ma credo che qualcuno del Trestino abbia applaudito il 4 della Pianese Vabbè. perché è un gol veramente da altre categorie. Però tu ne hai fatti due di gol. E, e, bello il primo, ma poi il secondo, tocco di classe. No, oh, guarda, eh, per ora è un momento in cui mi, mi sta andando tutto bene. Ogni pallone che tocco, spesso lo sto buttando dentro. Un momento così, noi attaccanti viviamo per il gol, viviamo di questo. E quindi dobbiamo sempre farci trovare pronti nelle occasioni giuste. Però lo sto facendo, sto aiutando la squadra. L'importante domenica non era, era vincere la partita, non chi segnava. Sono arrivati i miei due gol, sono contentissimo per me, però l'importante era vincere e dobbiamo continuare così, ripeto, così, senza mollare mai niente. Senti, a breve andiamo a vedere la classifica perché per adesso siete su. Che guardate gli altri insieme al Seravezza eh, eh, dall'alto verso il basso. Eh, Guglielmo, ci spieghi anche un po' l'esultanza di ormai due domeniche fa, quando hai fatto gol e poi eh, sei buttato in maniera strana? Che esultanza è quella? No, no quella è un'esultanza un che ho detto di fare con un mio compagno e mm. per una cosa nostra di spogliatoio. È andata così e siamo contenti che sia andata così fatto gol e ho fatto questa promessa e, e l'hai mantenuta bene mantenuta. Se, se continui così e fai le promesse avrai modo insomma di poterle mantenere ce l'auguriamo tutti eh, andiamo a vedere la classifica del girone di Serie D perché come dicevamo in testa c'è la pianese insieme al Seravezza a 15 punti sotto il Livorno a 13 e il Grosseto a 12 a 11 punti poi c'è il Tau Calcio a 9 punti il Giviborgo e il San Donato 8 punti per Figline e Follonica Gavorrano, 7 punti per Aquila Montevarchi Poggi Bonsi e Trestina 5 punti per Cenaia e Orvietana a 4 punti poi troviamo il Ponsacco e il Real Forte Quercet Uh, con la San Giovannese e il Vivi San Sepolcro uh, Guglielmo in alto oh, siamo all'inizio del campionato come ho detto con i tuoi colleghi settimane scorsa, insomma le classifiche adesso vanno si sì, guardate vanno analizzate noi se no poi chiudiamo baracche e burattini e non parliamo di nulla queste sono le famose chiacchiere da bar che a noi piace fare però eh, è un girone molto livellato sia in alto che in basso per la lotta vittoria uh, playoff e play out e retrocessione direi nel giro di una decina di punti siete tutti là sì sì come dici te un girone veramente livellato quest'anno dove chiunque può vincere con chiunque sappiamo che ci sono due squadre che sono state costruite per vincere il campionato che sono Livorno e Grosseto che in teoria dovrebbero avere qualcosina in più delle altre, però tutte le altre squadre sono veramente tutte ottime squadre, formate da buonissimi giocatori e ogni domenica c'è veramente da farsi in quattro per poter riuscire a portare punti a casa. Senti, per quanto riguarda invece questa pianese, sei sorpreso di vederla lassù oppure oppure no, perché alla fine eh, ne parlavamo a telecamere spente, la pianese bene o male tutti gli anni o perlomeno nelle ultime stagioni è sempre stata lì, può smantellare tanto, può ricostruire quasi da zero, si tiene quei tre o quattro giocatori eh, che ormai mi viene in mente Gagliardi no? che ormai è una bandiera a Piancastagnaio, però poi arrivano i nuovi, tu sei un nuovo anche se ovviamente conoscevi la società perché ci hai giocato contro tante volte però poi eh, i risultati arrivano sempre per le zebrette. Guarda, sì, già l'ambizione della società ogni anno è sempre quella di stare tra le prime e quindi già la società ti dà questa impronta fin da subito. Ma già dai primi, primi, dai primi giorni di ritiro avevo capito che questo gruppo, questa squadra è qualcosa di speciale perché ogni allenamento che facciamo, ogni volta che scendiamo in campo, diamo veramente l'anima a ognuno il compagno chi non gioca chi non sta giocando in questo momento che sta giocando meno si allena sempre al massimo è veramente un'unione di intenti importanti e non mi sorprende noi non vogliamo porci limiti sappiamo che per non porre per, per non doverne per, per continuare a stare dove siamo dobbiamo fare come stiamo facendo ora lottare ogni minuto di allenamento ogni minuto di ogni partita e dobbiamo continuare così senti quindi insomma ci stai dicendo anche che la società no, non nega il fatto che voglia almeno ambire al playoff? Perché eh, a fine della nostra scorsa stagione, quindi verso giugno, intervistammo il vostro direttore sportivo e ci disse che c'era in ballo anche una possibile richiesta di ripescaggio, che poi insomma siete in Serie D e quindi eh, o non è andata a buon o comunque non ci sono stati modi per poterla presentare. però la volontà è quella di. Stare lassù e sì, sì, no. sì. se dovesse sì. capitare perché no? Sì, sì, assolutamente. Come dicevo prima, non ci dobbiamo porre nessun tipo di limite. Sappiamo che sulla carta, perché dobbiamo dirlo, ci sono squadre più attrezzate di noi che hanno dei nomi migliori dei nostri. Però eh, dobbiamo devono dimostrare in campo di essere più forti più forti di noi. Dobbiamo continuare come stiamo facendo, andare in campo ogni domenica sputando sangue, e dobbiamo provare a vincere tutte le partite non succederà perché è impossibile vincere tutte le partite noi dobbiamo entrare con la mentalità di ogni partita provare a provarla a vincere così potremo arrivare lontano andiamo a vedere invece dove vi porterà la prossima giornata sicuramente al comunale di eh, di pian castagnaio dove affronterete il Borgo, il poggio monzi sarà ospite dell'aquila montevarchi il grosseto ospiterà la San Giovannese, poi si giocherà Orvietana-Trestina, Real forte Querceta livorno San Donato-Ponsacco Seravezza-Follonica-Gavorrano Tau Calcio-Cenaia e San Sepolcro contro Figliene. Allora, Givi Borgo eh, Guglielmo, perché è una squadra che è ostica Sì, sì, è una squadra molto ostica, penso sia anche addirittura la più giovane di tutto il campionato ma però c'è a giocare prima giocatori importanti, il Mister ne hanno parlato molto bene. Eh, L'allenatore che, che è il vice allenatore di Pagliuca l'anno scorso a, a Siena. Sappiamo che è una partita tostissima dove per portare punti a casa dovremmo dare il massimo e eh, proveremo già da questa settimana ehm, a impegnarci in tutti gli allenamenti per arrivare pronti per domenica. Senti Guglielmo, eh, un'altra partita che ti fa saltare l'occhio tra queste, dammene una, giusto per sentire ah, il tuo parere. Eh, ah, da porre particolarmente eh, attenzione per Guglielmo Mignani. Ci sicuramente forse la partita un po' più, più carina è Seravezza Follonica e io non sottovaluterei il derby umbro tra Orvietana e, e Trestina, siccome l'hai giocato. L'ho giocato l'anno scorso. Eh, e quindi i derby umbri sono sempre, sempre tosti perché ora sono, po sono poche le squadre rimaste in Umbria e eh, di, di queste due tutti vogliono voglio avere la supremazia su quell'altra, quindi sarà sicuramente una partita molto mo molto bella, molto combattuta, ecco. combattuta. Vedremo se avrai ragione <ride> martedì prossimo quando andremo a vedere tutti i risultati della serie D Guglielmo siamo quasi addirittura d'arrivo ti faccio le ultime domande quelle insomma classiche di chiusura e volevo chiederti eh, qual è la tua ambizione personale ce l'ha già detta no? quella di cercare di eh, ovviamente continuare così però eh, come ho fatto per adesso ho avuto quasi tutti attaccanti in trasmissione quindi la domanda è più o meno sempre la solita che obiettivo ti sei dato personale in termini di numeri? Anche, guarda, te lo dico subito, ti do anche la, la concessione del bonus, vediamo se te lo giochi. No, no, io non, non, non voglio nascondermi, io non, non mi sono, io non mi voglio dare limiti, io devo, andare, ogni, devo affrontare ogni allenamento, ogni partita al massimo, io voglio, voglio fare più gol possibili per aiutare la mia squadra a fare più punti possibili. Ovviamente eh, un attaccante sta bene ed è felice quando fa gol perché eh, possiamo parlare di tutto ma non si può giurarci intorno quando un attaccante fa gol è il raggiungimento del, del suo obiettivo cioè io vivo per il gol, vivo ogni domenica, ogni giorno mi sveglio la mattina eh, il mio obiettivo è fare gol, che sia in allenamento, in partita, in partita con gli amici veramente e quindi voglio cercare di fare i più gol possibili eh, l'ambizione è quella di poter fare veramente fare arrivare in doppia cifra che non mi è mai successo con un seri e già quella sarebbe tanta tanta roba per me e noi insomma ce l'auguriamo proprio per, per te eh, Guglielmo senti ti faccio davvero l'ultima domanda visto che eh, hai un passato anche nel Siena anche insomma hai esordito con i grandi con il Siena hai esordito in quella che doveva essere una ripartenza per la formazione bianconera, quest'anno, eh, tanto eh, sei di Siena, quindi hai seguito sicuramente tutte le vicende, eh, sei stato vicino, magari anche a qualche giocatore eh, che conosci anche personalmente, che ti hanno magari anche illustrato tutto quello che è successo e tutto quello che sta succedendo. Ecco, volevo una tua analisi su questo nuovo Siena perché immagino che, ovviamente, non puoi, esserlo, non puoi averlo visto, ma magari qualche immagine sei riuscita a recuperare no? eh, di, della nuova robur Sì, guarda ogni lunedì guardo sempre le lights del siena perché il siena è sempre, è sempre stata la squadra che ho tifato fin da bambino e quindi il cuore porta sempre lì ma eh, però la siena sta dando un'ottima impressione ha ottimi giocatori molto forti conosco in persona bernardo masini e so che mh, so la, la è il giocatore che, che, che mano può dare a, al Siena, il Siena, è, sicur è sicuramente uno tra i favoriti per vincere il campionato. Spero lo vinca. E, però mi sembra che stia creando questa squadra molto molto entusiasmo. E, è bello vedere anche in campi a Badesse, dove ora sta giocando in casa, un trasferto vedere tante persone a, a seguito de, del Siena. E secondo me è vero che è sceso di due categorie l'anno scorso, ma si, è molto, si sta creando molto, molto entusiasmo eh, intorno alla squadra. Quindi sono veramente contento per Siena e spero che possa tornare dove merita nel giro di pochi anni. Guglielmo, noi ti ringraziamo come sempre per la tua freschezza, per la tua disponibilità. Ovviamente, ci auguriamo che tu possa continuare così perché vorrebbe dire che sia la penese che sia la tua stagione stanno andando per il verso giusto quindi eh, ti facciamo un grosso in bocca al lupo e ti ringraziamo per essere tornato a trovarci nel nostro salotto virtuale grazie mille, grazie mille Francesco è stato un piacere mio grazie quindi a Guglielmo Momigliani grazie a tutti voi che siete rimasti in nostra compagnia fin qua, l'appuntamento come sempre a martedì prossimo per un nuovo episodio di Da Bordo Campo, dove ovviamente avremo altri nuovi ospiti, altri gol da farvi vedere e tante altre emozioni da vivere insieme se non l'avete ancora fatto lasciate un like ai canali social di Gazzetta di Siena per rimanere sempre aggiornati su news eh, e curiosità eh, sportive e non della provincia di Siena e vi lasciamo con gli highlights del Poggi Bonsi e poi noi insomma ci vediamo martedì prossimo grazie a tutti una buona serata da Francesco bene in casa Sesta giornata del campionato Serie di Girone E. Allo Stefano Lotti si affrontano Poggi Bonzi e Real Forte Querceta, club di Forte dei Marmi. Dopo la sconfitta esterna contro la Pianese, gli uomini di mister Calderini vanno in cerca del riscatto mentre i versiliani sono affamati di punti, essendo ultimi in classifica. Si gioca di sabato perché i padroni di casa disputeranno mercoledì 18 ottobre il match di Coppa Italia Serie D contro l'Aglianese Calcio. Ottima la presenza di pubblico anche in questo anticipo pomeridiano del sabato. A dire la verità, le due squadre non partono fortissimo. I leoni ci provano su palla inattiva, ma la sfera finisce molto alta. Al minuto 33. È Motti a provarci, ma il suo tentativo risulta fuori misura. Per la prima volta, il Real Forte Querceta ci prova sul finire del primo tempo. Pacini neutralizza l'arbitro fischia per mandare tutti negli spogliatoi. È stato un primo tempo soporifero. Inizia il secondo tempo, Camilli al minuto 6 della ripresa, disegna una traiettoria super per la testa di Rocchetti e palo clamoroso. Al ventesimo la squadra di Forte dei Marmi si riaffaccia in avanti, c'è confusione nell'area del Poggi Bonzi, batti e ribatti ma la difesa giallorossa riesce a sventare la minaccia. Il Poggi Bonzi ci prova con Borri che caparbiamente giunge alla conclusione, il portiere Gatti respinge così e così. Bigozzi fallisce il tapin vincente e ancora Poggi traversone dalla sinistra. La palla vaga in area di rigore. Motti a colpo sicuro colpisce il palo. Non succede più nulla fino al novantesimo, classica partita da 0 a 0 con poche occasioni, e in quelle poche il pallone non è voluto entrare, con la porta del Real particolarmente stregata. Un pareggio che va bene agli ospiti che nel secondo tempo hanno preferito difendere piuttosto che attaccare. I giallorossi sembrano lasciare il campo con l'amaro in bocca, ma vengono prontamente risollevati dai cori della gradinata ultras che canta come se il leone avesse vinto.